C'era un po' di preoccupazione per come si affrontava questo impegno, però la squadra, così come a Riyadh, ha dimostrato grande solidità, forse anche una ritrovata condizione fisica che ha consentito di restare compatti. Con questi presupposti, in attesa dei rientri di tutti quanti, insomma, c'è da stare, da essere fiduciosi per il futuro? Ma guardate, l'ho detto ai vostri colleghi, sono contento perché ho visto una squadra con la S maiuscola un'altra volta, una squadra equilibrata, una squadra che quando perde la palla cerca di recuperarla subito, ha avuto il possesso palla superiore alla squadra di Don Maurizio, è tanta roba perché voi sapete benissimo il gioco di Sarri e tengono tanto la palla e noi siamo riusciti a avere questo predominio anche sul possesso, avendo cambiato il sistema di gioco da poco. È stato veramente, sono stato contento, ma soprattutto sono stato contento per ragazzi come Demme, che era tantissimo e non giocava, che ha fatto una grande gara anche lui, grande serietà, grande spirito di squadra. Prima era un po' sfilacciata, a volte si giocava bene, ma la squadra si allungava. Ho visto tante cose buone. Si poteva fare qualche pallagol di più, perché con la linea alta la Lazio ci poteva concedere qualche... Abbiamo provato ad andare in verticale, loro sono più veloci e ci hanno fatto in modo di ovviare a questa situazione, però sono contento davvero per la prova di squadra, di tutta la squadra proprio. Corriere della Sera. Mister, sono qua. Condivido la sua analisi sull'applicazione, sull'atteggiamento, sulla corsa in più. La sua squadra fa dei progressi importanti da Riyadh ad oggi. Riguardo quello che diceva sulle palle gol in più, cosa manca a questa squadra per provare a fare magari la scelta più giusta negli ultimi 20 metri, la maggiore convinzione quando calcia verso la porta? Sì, intanto lei si è accorto che Raspa era solo, perché anche in questo momento abbiamo un po' carenza, non c'è Osimhen, non c'è Quara, non ci sono giocatori importanti che hanno proprio nel DNA l'attacco alla profondità. Quindi anche quello è stato. Però, ripeto, al di là di questo aspetto, contro una squadra molto forte, che non ci scordiamo che l'anno scorso è vero che il Napoli ha vinto lo scudetto, ma la Lazio è arrivata seconda, insomma. Eravamo in uno stadio particolare, in un momento particolare, contro una squadra molto forte. Quindi sono contento, ripeto, bisogna migliorare qualcosa, però abbiamo ritrovato la compattezza di squadra. Ora si vede una squadra in campo con la S maiuscola. Quando sono arrivato un po' sì, un po' no, insomma qualcosa si è sbagliato. Teleclub Italia? No, non mi sono sbagliato. Chi sei tu? Pianeta Napoli, scusate. Vai. Buonasera mister, buonasera. Francesco Reale, Pianeta Napoli. Come se lo spiega che Lazio e Napoli, le due squadre prime classificate, le prime due classificate dell'anno scorso, oggi siano così basse in classifica? Grazie. No, come si spiega? Io sono arrivato dopo, la storia del Napoli la sappiamo. Quando vinci inaspettatamente, perché dopo tantissimi anni rivinci uno scudetto, non è semplice ripetersi, poi tante cose sono successe che... giocatori che devono andare via, alcune cose, tanti infortunati, non anche quello, perché per dire Oliveira, faccio un esempio, sono arrivato a Bergamo, abbiamo fatto subito una bella partita, un giocatore importante si è fatto male, ne è successo anche di tante in questo periodo. Prima che arrivassi non voglio entrare in merito, insomma. Martino. Mazzarri, buonasera. Che Napoli esce da questa serata sotto il profilo sia dello spirito umano, della risposta che ha avuto in un momento di così grossa difficoltà? Che Napoli ritroviamo da domani? Un bel Napoli, l'ho appena detto, una squadra che è squadra con l'S maiuscola. Ci sono stati momenti anche dopo che sono arrivato io, è vero che abbiamo incontrato tutte corazzate quel periodo, però... eravamo meno squadra, si è visto oggi proprio la voglia di soffrire quando si è perso palla, subito voglia di recuperarla, reparti corti, stretti, quando non eravamo in possesso, ci riaprivamo, giocavamo anche, ripeto, non è da poco avere un possesso palla così alto contro una squadra di Sarri, contro una squadra come la Lazio, insomma, fuori casa. Quindi tutto bene, ci è mancato un pochino più... diciamo la rifinitura per vedere qualche pallagol in più e per magari andare in vantaggio. Questa è l'unica cosa, ma l'ho già spiegata prima.
l'ultima. Vado io. Buonasera. Buonasera, mister. L'impatto di Ngonge è stato comunque positivo, pochi minuti ma è entrato subito nel vivo. Le chiedo se forse non poteva entrare un po' prima per dare più profondità e se quando avrà tutta la rosa a disposizione cosa le può dare in più questo giocatore. Grazie. Ma anch'io ho avuto una bella sensazione. Le ricordo che è arrivato in settimana un ragazzo che comunque giocava in una squadra che non lotta per il vertice o comunque non è di altissima classifica, viene a Napoli in un ambiente nuovo con giocatori nuovi, è normale che non l'ho voluto mettere prima perché diventa un punto interrogativo, l'ho visto 3 allenamenti e mezzo, 4, e quindi un ragazzo che comunque, come giustamente ha detto lei, mi ha dato delle belle risposte, ci servirà nel futuro, probabilmente avrà un impiego superiore se continuerà così. Bene, grazie, buonasera a tutti.